Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Sono 3 i film italiani in concorso all'ottava edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, che si terrà dall'8 al 17 novembre. Si tratta di Corpi Estranei di Mirko Locatelli, Take 5 di Guido Lombardi e Tyr di Alberto Fasulo, che in realtà è una produzione croata-italiana, ma è stata considerata dal direttore Marco Müller come opera prevalentemente italiana. Müller spiega che la manifestazione torna ad essere un festival festa, che guarda sempre di più al Festival di Toronto. E a proposito di festival, per gli appassionati di cinema e di montagna si annuncia una settimana di film e documentari decisamente ad alta quota. Torna infatti a Milano dal 19 al 26 ottobre Terre Alte, Emozioni dal Mondo, il festival internazionale del cinema di montagna organizzato dall'Associazione Montagna Italia in collaborazione con la sezione di Milano del CAI e con il Touring Club Lombardia. Ma parliamo ora di nuovi progetti, perché ieri sono iniziate le riprese di Sotto una buona stella, il nuovo film di Carlo Verdone che lo vede nella veste di regista e di attore. Al suo fianco per la prima volta Paola Cortellesi. Il film, che uscirà a San Valentino, racconta la storia di un padre che si è separato dalla moglie. La morte della moglie e la crisi lo portano alla convivenza con i figli oramai grandi. La vita insieme si rivelerà da subito comicamente tragica. E a riprese già iniziate, Bill Murray è in trattative per entrare a far parte del cast del nuovo film di Cameron Crowe, ancora senza titolo. Se tutto andrà bene, raggiungerà sul set Bradley Cooper, Emma Stone, Rachel McAdams, Danny McBride, Alec Baldwin e Jay Baruchel. Il film racconta di uno specialista in interventi militari incaricato di una missione top secret negli Hawaii e associato ad una pilota dell'Air Force. L'elemento bizzarro nella trama è dato dalla presenza di un computer parlante e di forze missili nell'isola. L'uscita è prevista nel 2014. Mentre la scelta del protagonista maschile di 50 sfumature di grigio si sta rivelando una saga più lunga di quella letteraria. Dopo che Charlie Hunnam, scelto tempo fa per interpretare Christian Grey, ha rinunciato alla parte, a questo punto i riflettori potrebbero ancora tornare ad accendersi su Stephen Amell, che in Italia abbiamo visto nel telefilm Arrow. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, cercate la pagina Facebook di Vision Air. Vi aspetto e buon cinema a tutti!